quali indicazioni sono emerse da questo confronto? Dunque, noi viviamo per la prima volta forse una fase storica in cui l'immobile, il valore degli immobili è diminuito rispetto a quello che era considerato invece un investimento sicuro nel tempo. Ciò ha spinto il notariato trapanese, fatemelo dire anche in particolare, sempre vicino alle famiglie, alle imprese, al cittadino, a porsi questo problema: se è possibile effettivamente raggiungere un criterio obiettivo di valutazione degli immobili, anche per dare certezza al cittadino su quello a cui si è ritrovato a dover vedere nell'ambito del proprio patrimonio, anche perché non soltanto è importante appunto una valutazione trasparente ai fini della contrattazione immobiliare, ma gli immobili servono anche all'impresa per ottenere dei finanziamenti, per ottenere un credito presso le banche. Ora, non voglio citare la solita battuta per cui nelle nostre case gli immobili sono sempre valutati con cifre altissime dall'Agenzia delle Entrate al momento della tassazione, bassissime dalle banche quando ci devono concedere dei fidi. Però in effetti qualcosa a cui ricondurre e attribuire una fiducia del cittadino andava fatto. Quindi abbiamo riunito tecnici, geometri, architetti, ingegneri e notai, ciascuno per le proprie competenze, i notai per l'aspetto squisitamente giuridico e per la valutazione delle menzioni che vanno inserite negli atti per essere validi, i tecnici ai fini anche di spiegare ai notai come procedere per una consulenza con la clientela ad un'indicazione dei valori degli immobili, abbiamo detto riunirli assieme e per questo ci siamo avvalsi anche di un istituto, la Evaluation, che ha un'esperienza consolidata a livello nazionale e regionale, qui presente la sezione territoriale competente, per spiegarci come raggiungere questa certezza, questo contributo. Speriamo di esserci riusciti, ma sempre nell'interesse, ripeto, della tutela dell'utente, del fruitore del servizio notarile e legale.